e l'acqua scorre senza allegria. L'acqua ristagna su un letto di sogni perduti, con foglie che marciranno. Una rosa lavata gioisce, ma sa già la sua fine. Eppure la luce del sole che giunge da una fessura non dà calore. La lirica posa tutta nel contrasto tra il ritorno alla vita e la minaccia della morte che tutto coinvolge. L'uomo non è un protagonista attivo e vitale, ma è un testimone muto che assiste sconsolato alla distruzione e al destino di morte di tutte le cose che gli stanno intorno. Perfino il sole non illumina, fatica a farsi strada in questo mondo in disfacimento, e calore non fa. L'autore è ben consapevole, l'autore non sapevamo che è una donna, è ben consapevole di questo amaro destino, quando dice, suo padre te l'ha detto, per sottolineare che è illusorio cogliere un destino salvifico dalle immagini che ci circondano. Anche i rumori, come lo scroscio dell'acqua e una folata di vento, suggeriscono una costante minaccia all'esistenza. Prima di tutto voglio abbracciare Jenny, che è successa una cosa incredibile, perché io fino all'ultimo ho avuto i codici, noi ci conosciamo, quindi io non gli ho detto niente perché non sapevo che quel codice appartenesse a lei. Per la verità pensavo di stare così e appartenesse a un'altra persona, e le avevo dato il nome e ho detto, sai, ha vinto questa persona. Quando siamo andati a fare l'antologia e vedere i nomi, dico, cavolo, questa è Jenny, al che l'ho chiamata ridendo al telefono, guardo come era un pasticcio, perché il terzo premio è il tuo, al che lei fa, oh mamma che vergogna, e io ti conosco. Questo per sottolineare l'estrema, cioè lei a momenti voleva rinunciare al premio perché ci conosceva, ho detto, guarda che come ha lavorato la Giulia, io sono stata la prima a essere in difetto nei tuoi confronti perché non sapevo, perché non te l'ho detto, perché non avevo capito che era la tua. Quindi, però tra l'altro lei ha avuto un altro riconoscimento, il 30 andrà a prendere un altro premio. La Rocca Imperiale, insomma la mia poesia è stata scelta per la finale, quindi aspetteremo il giorno 30 per dichiarare i vincitori, dichiarano i vincitori, il giorno 30 non si saprà tra il mio di Quasimodo, se non sbaglio. Sì, c'è Alessandro Quasimodo, poi c'è El Mogol come presidente di giuria, allora vedi un po'. C'è anche l'amica che è Carmen Di Vito, e quindi vediamo, insomma, così è un onore già entrare in canale. Poi c'è da dire una cosa, io sono un giornalista, non sono un poeta, quindi allora questo penso ci tengo a precisare, anche se la categoria è un po', diciamoci la verità, però io sono in quel momento la categoria dei giornalisti è bistrattata, i migliori se ne sono andati. Allora quindi perdonatemi, ma io sono un giornalista, non sono un poeta. Allora quindi questo, e vorrei vicino a me Serena Mottola, che ha regalato il quadro. Siccome volevamo evitare di fare una classifica dei quadri, perché si può pensare è stato abbinato il terzo, è stato abbinato il primo, con i quadri li abbiamo sorteggiati, mi è preceduto, li abbiamo sorteggiati. Questo quadro è il premio, è il terzo premio, e attenzione agli specchi, è già un po' difficile, diciamo, perché tratta di una tematica difficile, quale le discriminazioni. Ed è stato abbinato, scritto, cioè fatto su un testo di un ragazzo cieco, che appunto è un testo molto difficile. È un testo molto particolare, molto d'impatto, e finisce con una frase bellissima, che è il pregiudizio è negli occhi di chi guarda, o meglio il difetto, è così? La discriminazione è nell'occhio di chi guarda. Dice lui, si svegliava e dice, per fortuna io sono solo cieco, perché il pregiudizio è nell'occhio di chi guarda. Perciò è una tela molto particolare. È da dire una cosa, che il racconto di questo ragazzo non vedente è diventato un'icona per un progetto che stiamo portando avanti, il progetto Omero, perché da
da fine settembre noi partiremo con un progetto per i bambini gravemente ipovedenti. Perdonami Gianni se ti rubo questi due minuti, ma è correlato al quadro. Gravemente ipovedenti, perché mentre per i non vedenti si procede direttamente con il braille eccetera, con i bambini ipovedenti sappiamo che non tutti hanno le stesse problematiche e diventa difficile trovare un libro che possa essere letto da tutti i bambini ipovedenti. Noi metteremo sul sito, in collaborazione con dei medici dell'ASL di Aventino, una tavola ottotipica da vicino che può essere scaricata gratuitamente anche dai genitori e quindi possono richiedere nel giro di una settimana fino a casa il libro su misura per il proprio figlio. Quindi il bambino potrà avere il suo libro, leggerlo senza problemi, condividerlo con gli amici, con i genitori, che fa tanto normalità e Dio solo sa quanto queste famiglie hanno bisogno di normalità. E quindi per me questo quadro ha anche un valore ulteriore perché rappresenta lo spirito di questo progetto che stiamo portando avanti. Giornalista, è possibile apprezzare anche i lavori di Serena Motto laggiù nella sala dove sono esposti i libri e dove dopo ci sarà anche una degustazione di prodotti tipici di Castel Baronia omaggiati dal sindaco che a breve chiamerò qui perché c'è anche una bella novità. Un attimo solo. Però sono emozionata, scusate se faccio qualche gaffe. Chiova e pensa che tutto si lava. A terra ciure e fronne, e a ognuno che sa padascolo. Dopo una giornata sono cucente. Chiano chiano, fitto fitto e doce doce, ti pare di vedere le pensiere sciacquate. Tutto si fa bello per andare a sfere sola che anda sci. Quando andava sabba, non niente in seconda spezza ogni fantasia. E ti accorgi che la chiacchiera dell'acqua che scorre non te ne allegrezza e non caccia i pensieri, ma sta male ti fa. Ambuscate si appantanano con pannuglietto di sonni perduti, ammiscate a terra e pampa ne cerza, che solo tempo può consumare. La rosa in maggio si è lavata, ma è stata buona fino a che fa. Usò la sponda da nuovo portuso, ma rinda sto cuore che allora non fa.